Ciao a tutti, oggi studiamo i prodotti notevoli. In particolare ripassiamo il cubo di binomio. Quindi ho due termini elevati alla terza. La regola mi dice che devo avere un risultato fatto di quattro termini, dove il primo termine lo devo elevare alla terza, più il secondo termine lo devo elevare alla terza, più devo moltiplicare i due termini tra di loro elevando il primo alla seconda. E poi moltiplicandolo per 3, quindi 3 volte il primo termine alla seconda per il secondo termine normale. Più il contrario, 3 volte il primo termine lo ricopio e il secondo lo elevo alla seconda. Quindi, come potete vedere, il risultato è dato da 4 termini. Cubo del primo, cubo del secondo termine, 3 volte il primo termine elevato alla seconda per il secondo normale, più il contrario, 3 volte il primo termine normale per il secondo termine alla seconda. Facciamo i calcoli. 2 alla terza, 2 per 2 per 2, 8, x alla 3 per 3, 8x alla nona. Secondo termine, 3 alla terza, 3 per 3 per 3, 27. E siccome c'è il segno meno, meno elevato a una potenza dispari fa sempre meno. Quindi meno 27. A alla terza, B alla sesta, perché 3 per 2 fa 6. Questo termine prima lo elevo alla seconda. Vi ho scritto il risultato qui in piccolino. 2x alla terza alla seconda e 4x alla sesta. Quindi, ora moltiplichiamo. Regola dei segni, più per meno, meno. 3 per 4 per 3, 12 per 3, 36. Vi cancello questo termine col dito perché dobbiamo considerare il risultato in rosso da moltiplicare. Quindi, A, B alla seconda, X alla sesta. Ultimo termine, come sempre prima risolvo questo termine alla seconda. Meno diventa più, perché meno elevato a una potenza pari fa più. 3 alla seconda, 9, A alla seconda, B alla quarta. Ora dobbiamo far finta che questo termine non ci sia più, dobbiamo moltiplicare 3 per 2x alla terza per questo. Regola dei segni, più per più, più. 3 per 2, 6, 6 per 9, 54. A alla seconda, B alla quarta, X alla terza. Come sempre passiamo a un livello un po' più difficile. Facciamo questo esercizio. Questa volta ho due cubi. Il cubo di questo binomio per il cubo di questo binomio. Però mi rendo conto che le basi soddisfano la regola della somma per differenza. E quindi, invece di risolvere due volte il cubo di binomio, di questo termine e di questo termine qua, prima faccio la somma per differenza. Se non vi ricordate come si fa, vi invito a guardare il video somma per differenza, così ripassate bene tutti i passaggi. Dobbiamo elevare alla seconda il primo termine, quindi t alla seconda, meno elevare alla seconda il secondo termine, 2 alla seconda, 4. Tutto elevato alla terza, quindi questa base per questa base mi dà come risultato questo termine. Elevato alla terza lo ricopio, perché ora che abbiamo fatto questo passaggio possiamo andare a risolvere il cubo di binomio. Quindi cubo del primo più cubo del secondo. Come vedete è sempre importante mettere le parentesi, così non ci sbagliamo con i segni. Più 3 volte il primo termine alla seconda per il secondo termine normale, più il contrario, 3 volte il primo termine normale per il secondo termine alla seconda. Risolvendo viene t alla sesta, perché 2 per 3 6, meno 4 alla terza, 4 per 4 per 4 fa 64, e il segno meno, perché meno elevato a potenza dispari fa sempre meno. Prima risolvo questo termine alla seconda, ve lo ricopio qui in piccolino in rosso, viene t alla quarta, quindi segni, più per meno, meno, 3 per 4 12, t alla quarta. Ultimo termine, meno 4 alla seconda fa più 16, perché meno elevato alla seconda fa sempre più, quindi più per più, più, 16 per 3, 48, t alla seconda. Ora tocca a te. Mettiti alla prova e fai gli esercizi che ti ho preparato. Ti ricordo che dall'1 al 5 sono un po' più facili, mentre dal 6 al 10 sono un po' più difficili, ma sono sicura che ce la farai alla grande. A fianco in rosso ti ho messo le soluzioni, così puoi verificare che gli esercizi ti siano venuti. Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace. Se conosci qualche amico che ha difficoltà nei prodotti notevoli, passa parola e inviagli il link. I prodotti notevoli sono fondamentali, li troverete ovunque.
li troverete quando farete le equazioni, quando farete le disequazioni, i sistemi lineari, le scomposizioni. Quindi è importantissimo che abbiate le basi solide. Per oggi è tutto, io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare dei video sulle disequazioni. Quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, così sarete aggiornati appena caricherò i nuovi video. Ci vediamo molto presto!